Non vedo l'ora da, da ritrovarmi con la mia gente, con la mia squadra. Sono già sei anni che sono in Aprile, allora non, non sono più meccanici per me. È parte della mia famiglia, è la seconda, la seconda famiglia per me. Sono molto carico, ovviamente non ho più, più 20 anni, ma loro sanno perfettamente che anche se ho 32, ho la fame di, di uno da 18. Sono fisicamente molto, molto a posto. E veramente non, non vedo l'ora da, da iniziare tutto insieme questo campionato. Normalmente uno stimolo più alto è nelle gare di, di casa, eh, sia in Italia per l'Aprilia, perché sono sei anni che siamo insieme so, e so, sono consciente della, della pressione che c'è lì. Ma anche la gara da casa mia è molto, una sfida molto importante. Ma la gara che mi piace molto a me è Malesia, l'anno scorso ha saltato per il Covid e spero quest'anno poter fare la gara lì perché è un posto che mi piace molto, un circuito dove la nostra moto funziona bene e dove ogni anno mi diverto molto. A Maverick non gli posso dare un consiglio di come più forte, lui è un pilota fortissimo, molto bravo, ha già anche l'esperienza, è giovane ma sono già tanti anni che corre in MotoGP, ma se, posso, se posso permettermi di dargli un consiglio sarebbe da crederci, crederci tanto su questo progetto, l'anno scorso ha già capito un po' come, come funziona l'Aprilia, come, come è la nostra squadra. E è molto importante andare il 1000% tutti insieme nella stessa direzione e questo è il consiglio che, che io mi permetto di da dargli. Non ho nostalgia del passato, è vero che la moto attuale ha, ha tanta tecnologia, tanta elettronica, molti più ingegneri, ma è anche bello così, perché pensare solo nel passato? La moto del passato, i due tempi erano impressionanti, ancora ad oggi la sento e mi viene la pelle d'oca, è veramente bello. Ma è il passato, la tecnologia e il poter lavorare con tutto quello che abbiamo ad oggi è una sfida incredibile, è veramente molto molto bello e a me piace evoluzionare, e piace la, 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 la MotoGP di adesso, è veramente impressionante quanta tecnologia c'è e poter essere parte di questo sviluppo è, è bello. Volevo mandare un saluto molto forte a tutti i tifosi di Aprilia e a quello che non fate l'Aprilia, fatelo, perché l'anno scorso ci abbiamo dimostrato che siamo in grado di lottare con i migliori. Io do la mia parola che quest'anno farei divertire a tutti, i, a tutti i nostri fan e spero di vedere a tutti sui circuiti. Ciao ciao! da molto tempo. And uh, basically, the main difference on riding style is uh, that he is on the bike and I'm outside the bike. So <laughs> that, that's a clear and big difference. In, in this moment, in this period, we have a lot of technology, so I can call them, I can video chat them. So it's easier, it's easier. You miss a little bit less, you no. Know? But anyway, for sure, I will bring something that you know uh, make me remember and. Uh, Sure, gonna make me stay a little bit more calm. Actually, in the past, I was using the number twenty-five, and uh, the real reason is because it's twenty-five points for victory. But uh, in certain point, I wanted to change to twelve because twelve was, was my starting number, and uh, yeah, I switched to that. So yeah, I will finish my career with twelve. About the routines, uh, I'm not uh, a guy with a lot of routines. I warm up the same, maybe this you can call a routine, but I'm not really on that side. And you know, I don't do always the same to have luck. I, I just warm up on the same way to feel ready for the race. I think the most uh, five important minutes of the race is uh, on the motorhome because you have to be calm, you have to relax then you go into a race mode so it's, it's a little bit easier because you go to the grid it's a proceed you know but before of that uh, you can be nervous so yeah i think the five minutes before leaving the motorhome is important talking about the diet i don't follow any specific diet you know i try to eat clean that is the most important i try to eat uh, good food and uh, that's it i don't do nothing crazy Actually, my favorite track is Phillip Island. We are very unlucky. It's two years ago that we don't, we don't go. But uh, yeah, I enjoy a lot there. So my wish we can come back. I don't really know. This is a spontaneous. So this is the beautiful of this sport, that you never know which result you are gonna do, and it's everything is spontaneous. So I cannot tell uh, really what I'm gonna do. For sure, I think many times thinking about being on the podium or winning with Aprilia. And uh, I can feel it, but I didn't think about doing something in, in particular. So I don't know, something crazy for sure. To the Aprilia fans, I can say that we are working very hard. Uh, Aprilia signed me for one reason, and I'm ready to push. So we are working uh, really aside, and we will try to accomplish the objective that the Aprilia fans have and also our objective. So I can just say, full gas. Il ruolo di tester, eh, considerando che farò comunque anche un po' di gare, quindi diciamo che è un ruolo pilota tester, è un ruolo penso, fondamentale, molto importante e noi di aprile, tutto il reparto corse annuali, stiamo lavorando tanto per cercare di, fare, di far sviluppare, di far migliorare sempre di più la, la moto. La moto GP è una categoria dove bisogna sempre eh, investire tempo, denaro, risorse, e sempre guardare avanti, crescere, e migliorare. È fondamentale, il livello è altissimo. Stiamo, siamo in crescita e stiamo migliorando gara dopo gara e turno dopo turno. Per migliorare la RSGP diciamo che si parla di dettagli. La moto è un livello molto elevato. Io è dal 2020 che faccio parte del progetto Moto GP e sto diciamo crescendo assieme, assieme alla moto e sono, sono davvero molto felice. Sono rimasto molto piacevolmente colpito da, da tante persone che mi hanno scritto nei momenti difficili di questa, di questa stagione, mi fa davvero molto piacere, continuate a farlo perché vi leggo e io cercherò di arrivare in alto, per voi mi davvero fa davvero tanto piacere il calore del, del pubblico e del tifo. Quest'anno farò 5 wild card, quindi comunque farò diverse gare, sarà un anno importante anche per me per prendere sempre più confidenza con, con questa categoria e non vedo l'ora di iniziare. Se dovessi definire con un aggettivo noi tre piloti, eh, per me userei aggressivo perché comunque io sono quando tiro giù la visiera cambio completamente, divento no, molto aggressivo. E per Alais eh, so che non è un, un aggettivo, ma per me Alais è il capitano, è tanti anni che è in Aprilia, punto di riferimento di tutti quanti, di me compreso. Per Maverick è, è molto talentuoso e ha fatto veramente grandissime co cose, quindi non vedo l'ora di, di vederlo in pista, di, di essere tutti e tre in pista per apprendere il più possibile e portare sempre più avanti l'RSGP. La base 2021 era una base eccellente, ma abbiamo comunque rivisto profondamente quasi tutte le componenti, ci siamo concentrati sulle aree di performance principali, quindi ovviamente il motore che è cambiato in maniera eh, importante dal punto di vista delle specifiche interne, mantenendo il layout precedente, eh, sulla parte aerodinamica dove c'è un'evoluzione continua, sulla parte ciclistica, sulla parte della Diciamo componentistica e dell'evoluzione software, cioè dell'evoluzione delle strategie che poi gestiscono i comportamenti in accelerazione, in frenata, in partenza. Che sono quella parte che non si vede ma che fa molto sulla prestazione. Nel 2022 avremo due piloti Factory più Lorenzo Salvatore, quindi tre piloti abbastanza diversi come corporature e anche come stili di guida. Questo in realtà non è un limite ma è anzi un'opportunità di sviluppare la moto per un range più ampio di necessità. Non ci sono problemi nel soddisfare le esigenze dei vari piloti sia dal punto di vista ergonomico che dal punto di vista poi di funzionalità e setup della moto. Negli ultimi anni c'è stato un grande livellamento delle performance di tutti i costruttori, eh, inclusi, incluso Aprilia, quindi ci siamo avvicinati moltissimo al, al top della categoria. Eh, nel 2022 eh, alcuni costruttori avranno la possibilità di eh, portare eh, degli sviluppi che erano stati bloccati negli anni precedenti, quindi ci aspettiamo un forte aumento prestazionale da parte di un po' tutti. E quindi per questa ragione noi ci siamo dati particolarmente da fare per eh, presentarci con tutte le carte in regola sulla, sul prossimo campionato. Nel 2022 mi aspetto un campionato molto combattuto, con i costruttori molto vicini, nel quale noi avremo delle buone carte da giocare. Grande adrenalina, voglia di vedere dove siamo, voglia di capire quanto siamo migliorati su noi stessi e voglia di vedere dove siamo rispetto agli altri. Sappiamo che abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo preso qualche rischio nel, nello, nello sviluppo di questa moto, ma non vediamo l'ora di essere in pista. Abbiamo tre piloti diversi tra loro. Ehm. Consigli differenti ma molto ben integrati tra di loro, questo è molto bello. A lei ce lo conosciamo, è il nostro capitano, sappiamo di che cosa è capace. Maverick, credo che dobbiamo ancora scoprirlo, è stata una bellissima sorpresa lo scorso anno. E Lorenzo, che ha avuto una stagione difficile per gli infortuni, ma è sempre migliorato ogni volta che, che saliva sulla moto, quindi credo che si spingeranno tutti e tre uno con l'altro. Aprile del 2022 entra come Factory Team, 30 anni dal primo mondiale vinto da Alex Gramigni. È una data importante, aprile annuale, è un ambiente non voglio dire familiare, ma a misura d'uomo, fatto di grandi professionisti italiani, ci teniamo molto alla nostra italianità.